Che ricordi hai della tua esperienza di stagista di Casa Pound? Non era Casa Pound, era Alba Dorata. Ah, sì, scusa, hai fatto l'Erasmus. Esatto. Mi farete l'idea che comunque c'è il concetto che a Casa Pound c'è lo stagista, cioè nel senso c'è chi è che dà i crediti. Lo stagista prevede il fatto che gli altri vengano pagati, lo stagista no. E quindi esatto, uno pensa, caspita, ma quelli di Casa Pound vengono pagati, ma sai che quasi quasi niente, mi iscrivo. Niente, ti iscrivi, infatti. Il gioco è bello quando dura poco. Beh, questa frase, secondo me, ragazzi, il paradigma di oggi che voglio proporre è... Paradigma? Oggi vi propongo un paradigma. Un ragionamento, dai. Vogliamo più basso. No, ok, va bene. L'hanno detto i capitalisti. In che senso? È una classica frase capitalista. Cioè, se uno ti dice il gioco è bello quando dura poco, cosa vuole fare? Vuole impedirti di giocare. Sì, ma stai calmo. Non vogliono farci giocare. Sì. Vogliono solo vederci come produttori di beni di consumo. Ah. Perché giocare è bello. Sì. Il gioco stimola la crescita, stimola l'intelletto. Sì. Stimola la rivoluzione. Quindi ho detto, ragazzi, con la rivoluzione potete anche finirla qui. Grazie. Cioè, loro vogliono che noi giochiamo a Monopoli, non a Risico. Scusate, ricordo a tutti che stiamo parlando dalle onde di Radio di Confine Industria, Radio 24. Vabbè, che ringraziamo, ma lo sai, il padrone. Scusami, sempre... i paradossi, le contraddizioni, certo, sono le cose più belle della assolutamente vita. Assolutamente d'accordo. Comunque, con il gioco, ragazzi, ho imparato a giocare a Monopoli. Mm. E ho imparato questa grande verità che voglio dare oggi sulla radio, proprio dell'economia. Una radio, no? Non sempre quando compri viola i più ricchi vinci. Anzi, a volte la rampante borghesia dei gialli e dei rossi, sì, che riescono a costruire prima sul lato, no, del Monopoli. Sì, e prendere di più anche. Ma perché? Perché puoi costruire prima, perché il mattone... è più sicuro. Ma perché sei arrivato al mattone? E quindi si vince, perché costruisci le case nel Monopoli. Ragazzi, è anche una grande lezione di vita di questa radio, che dice sempre: mi raccomando, bisogna diversificare gli investimenti. Quindi un po' viola, un po' arancione, un po' giallo, un po' blu. Certo, che se io compro Parco della Vittoria, capito che è come avere una cosa in Cordusio qua a Milano e poi a finire, non so, al Giambellino. Per quanto allora, voglio comprare bene. Parco della Vittoria vuol dire, adesso attaccatemi, perché chi compra Parco della Vittoria a un certo punto viene attaccato da tutti gli altri tre, viene bravissimo, odiato. Perché i ricchi vengono odiati. Sono invidiosi gli altri. Tu c'hai i soldi, loro no. Esatto. Quindi loro cosa fanno? Tutti sui viola. Merda e viola, merda e viola. E intanto il bastardo borghese rampante, sì, che si prende i gialli e i rossi, sì, tendenzialmente sono io, ah, quando gioco a Monopoli. Sì, fai bene. Tu sotto traccia stai lì, ma raga, fai anche un po' il piangina, sì, ma non riesco, ma guarda, sì, c'ho pochi e devi soldi, accumulare tantissimo. Ma c'ho solo una casetta. Sì, in tutto questo, tu hai già investito, quindi hai più tempo per giocare, per tornare al nostro luogo comune. Bravissimo. Questa è la fregatura. È per quello che ti vedo sempre giocare a ping pong in piazzetta qua a Milano. Ma fatti i cazzi tuoi. Ma vedi, sei invidioso perché tu non giochi. È vero. Io posso giocare è e vero. Tu no. Cioè, io la mia cazzo di pausa pranzo, posso fare quello che voglio in pausa pranzo. Ma lui non ha neanche la pausa pranzo, perché non ha delle ore lavorative propriamente dette da impiegato. Perché lui è un artista e può fare il cazzo che vuole a qualsiasi orario. Quindi la nostra invidia è quella roba lì, che lui può fare quello che vuole a qualsiasi orario. Amici lavoratori, fate come me. Lavorate dalle 8 alle 13. Dalle 8 alle 13 quante ore sono? 5 ore. Basta. Quanto cazzo vuoi lavorare in un giorno? Se 5 ore lavori bene. Io alle 14 sono in piazzetta a giocare. Lavorare meno, lavorare tutti. Le abbiamo dette tutte. Le abbiamo fatte tutte almeno oggi. L'emittente ci chiude ciao. E siamo a posto. Allora, oggi il luogo comune, scusami, sì, Ricky, te lo rubo. Vai. È il gioco è bello quando dura poco. È vero, sì, è un luogo comune che abbiamo sentito. A me fa abbastanza incazzare, perché non vuol dire nulla. Sì, perché in realtà viene usato un po' come reprimenda. Cioè, ragazzi, basta, avete rotto le palle, mi sono divertito, avete dato fuoco alla casa, avete pitturato le pareti, avete fatto un bordello della Madonna. Però adesso, finito, basta, sì, andiamo a dormire. Il gioco si deve, come dire, Moderare. Papalongoni, eccolo Papalongoni. Ecco, esatto, viene fuori questo momento qua. E non lo so, allora, voi avete detto prima di iniziare questa puntata che la moderazione è una cosa negativa, perché appunto anche Beppe l'ha detto all'inizio, uccide l'entusiasmo, la fiamma. È però vero. Voglio fare un po' il bastian contrario e dire sì, però anche interrompere qualcosa è anche il bello di quella cosa, cioè le pause, i silenzi, mettere un punto a un gioco. Scusa, rendo un po' preziosa la cosa. Quando fai l'amore che ti interrompi un attimo, fai una pausa. Sì, basta fare questa voce. E quindi se tu fai questa pausa, poi quando riprendi con più gusto. Sì, ma se riprendi, perché se il gioco è già finito quando hai fatto la pausa, è perché dopo stai facendo qualcos'altro. Esatto. Beh, comunque è una questione di ritmo, cioè dato che mi hanno detto non so chi che la comicità è una questione di ritmo, sì, io non ne so nulla di comicità. Certo. Allora ho detto il ritmo è dipeso da pieni e da vuoti, e quindi da momenti in cui a un certo punto la cosa si interrompe. Quindi viva Dio che il gioco è bello quando dura poco, no? Perché, ragazzi, sì, sono d'accordo. Secondo me c'è anche una questione di preziosità, cioè se sai che non è infinito ma che c'è un
una finitezza di questa cosa, cioè dura quello che deve durare, te lo gusti anche con un po' più di, insomma, di attenzione, no? Sì. Potrebbe sì, essere sì. anche questo. E poi arriviamo da un sacco di anni in cui abbiamo continuato a ridere per basta. Un cazzo. Bisogna basta. Piangere. Non c'è più bisogno di ridere. Cioè, anche un po' di ridere. Cazzo, ma un pianto ce lo vogliamo fare serenamente tra amici? A proposito, l'altro giorno Sapore di Male, l'account su Instagram, sì, ha postato una cosa divertente e ha scritto: vi ricordate quando la nostra principale preoccupazione erano le file di 24 ore al padiglione Giappone di Expo 2015? Sì. Anche quella sul matrimonio di Pamela Prati non era male. Sì, esatto. Vi ricordo che 2 anni fa era... Esatto. Allora, siccome forse l'unica bolla di gioco che c'è rimasta in Italia è quella della comicità e il mondo che ci fa ancora ridere, o almeno tenta di farlo, sì, tranne Pio e Amedeo, questo lo dico io. No, lo dice la trasmissione, dai, siamo sì, tutti d'accordo. Vero, siamo tutti d'accordo. Allora, abbiamo pensato di chiamare ospite oggi per Off Topic, per questa puntata. No, aspetta, l'abbiamo detto anche fuori onda, per cioè? Favore introducilo con un altro tono di voce. Ah, scusa, abbiamo pensato un po' più alta, perché lui è basso come te, poi si confonde. Abbiamo pensato di chiamare ospite a Off Topic Stefano Rapone, comico e autore televisivo, nato a Roma nel 1986, del segno dello scorpione. No, ciao, aspetta, Stefano. Perché segno lo scorpione? Beh, non lo so, è perché 31 ottobre. Ma che cazzo di segni? Che trasmissione è diventata? Ma che schifo è diventata ragazzi, questa trasmissione? No, ma ci sta. Segno dello scorpione. Tu ti incazzi sempre con i segni zodiacali. Guarda che sono una cosa. Ma non esiste. Ma che funziona. Aspetta. Stefano, ciao intanto. Ciao amici, no, non volevo interrompere. No, tranquillo. Però ciao, è vero, Stefano. Dai, sta cosa dello segno dello scorpione, quante volte sì, o te la sei giocata o ti hanno rotto i maroni? Perché lo scorpione è quello un po' così, no? Poliedrico, inventivo, comunicativo. Ma io non ci ho mai capito molto. Esatto. So che dicono che è quello che è bravo a fare l'amore, queste cose qua. Infatti, hai capito. Io, infatti, come potete vedere, insomma, sono uno che acchiappa, ecco, diciamo così. E infatti tra le storie che abbiamo pubblicato sul nostro canale Instagram abbiamo detto: fate una domanda a Stefano Rapone. Uno ha scritto: ma quante ne conquista Rapone con quella sua voce da baritono? Punto di domanda. Ti giuro, è una domanda interessantissima. Molto poche finora, però sono anche impegnato, quindi non posso neanche volendo, anche perché è qui che mi controlla. Aia. Però Stefano, al minuto uno tu non puoi dire già di essere fidanzato su Radio 24, cioè ti sei giocato il mercato. No, ma come dicevo prima, ora sono nel mio periodo fluid, in quanto indosso questa felpa rosa, per cui... comunque non posso fare cose in generale. Ah, ok, va bene, ti limiti. Senti Stefano, quando senti questo luogo comune, il gioco è bello quando dura poco, sì, a me un po' sale il crimine, perché c'è quel poco che secondo me viene deciso da un pubblico X, cioè da qualcuno che ti dice, in maniera relativa, ti dice sì, però adesso basta. O da un editore. O da un editore, un pubblico. Suona come un invito alla moderazione. Esatto. Quasi anche un po' cattolico, ora che penso. Bravo, bravo. Infatti, devo dire una cosa. Io, in realtà, questo detto, a me me lo diceva mia madre, però mi diceva: lo scherzo è bello quando dura poco, che è diverso. E non so se era mia madre che sbagliava, perché... No, beh, si può anche leggere lo scherzo, certo. Stiamo sbagliando noi sicuramente, guarda, tra i due... Ci sono queste cose che, sai, le madri sbagliano sempre. Io, a me chiamava, per esempio, con 20 nomi diversi. Che la forse, probabilmente. Sì. sbagliava anche il detto. Per cui io l'ho sempre interpretato in questa maniera, cioè nel senso, stai facendo uno scherzo. E tu smettevi oppure per sadismo continuavi ad andare avanti, giusto perché volevi rompere i coglioni a tua mamma? Ma no, perché effettivamente a me gli scherzi non è che piacciono tantissimo, anche tipo quelli di scherzi a parte così, no? Cioè, va bene, però fino a un certo punto. Quindi io l'ho sempre interpretata in questa maniera e quindi... Quindi la abbracci anche come filosofia, diciamo, come sì, stile. Forse c'è ragione. Sul gioco effettivamente è brutto, perché il gioco è una cosa divertente, quindi tu devi fermare a un certo punto. Però non è il caso, forse. La domanda che faccio a tutti quanti è: chi lo decide? Perché vi faccio questo esempio. Mi è venuto in mente, spesso in televisione, i politici ormai, quando vengono intervistati, dicono da soli, e qui cito Giorgia Meloni: dico quest'ultima cosa e poi mi taccio. È giù con un monologo. È giù di con un monologo minuti. Infinito. E non c'è nessun giornalista. Lo faccio anche io. Anche tu. Volte, non c'è nessun giornalista che gli dice: no, guardi, abbiamo già capito al minuto è zero chiaro, il concetto. È chiarissimo. Sì, è un modo un po' passivo-aggressivo. E qua mi metto in gioco io. Bravo. Di dire: adesso io vi tiro un altro pippone. Mamma. Però faccio finta di essere quello che non ve lo vuole fare. No, non volevo dirvelo. Non lo so. Però... è un meccanismo che uso anch'io. E devo dire, faccio autocritica. Sto cercando di migliorare su questo. Però bravo. Non so se... è una seduta psicologica. Sì, off topic è questo.
Stefano, ecco, chi è che decide, soprattutto tu quando fai stand up, quando fai improvvisazione, che è molto legata anche al pubblico, no? Alla temperatura che vedi di fronte a te, quando è che capisci che una battuta sta tirando troppo e come fai a invertire la rotta se vedi che sta andando tutto a merda? Ci sono dei momenti in cui, cioè, io cerco sempre di leggere un po' le espressioni delle persone, cioè capisco se sono troppo oltre o se invece si può fare. Poi chiedo sempre preventivamente scusa, anche io insomma faccio così, dico questa cosa, mi scuso prima. È una captazio però, è un po' da figlio di una cosa peggiore rispetto a quella che stavo dicendo, certo. Quindi in questo modo più o meno cerco di bilanciare le cose. Ma sento io un ritorno strano oppure sono solo io? No, penso che sia la tua coscienza a questo punto, perché noi sentiamo benissimo. Allora. Sono le voci di dentro, come le chiamava De Filippo. È la Giorgia Meloni che è in te che ti sta parlando. Sento delle voci, forse è un problema mio proprio del software audio. Ragazzi, sul gioco è bello quando dura poco, mi è venuta in mente una cosa stanotte, mentre guardavo dei video di Rappone. Cioè, mi sono immaginato un monologo, perché uno dice dura poco, no? E mi sono immaginato un monologo che dura lungo. Cioè, mi sono immaginato 3 ore di monologo di Rapone in cui tu sei seduto, no? Bellissimo. A un certo punto lui continua, non smette mai. E poi, però, che tu continui a ridere. Cioè, mi sono immaginato questa situazione surreale in cui tutti comunque ridono, no? Hai citato, tu sei l'unico stronzo seduto in un angolo. Hai citato prima della puntata Andy Kaufman, ed è una roba un po' la Kaufman questa. Cioè, sì. Tirare scemo il pubblico andando oltre ogni possibile limite. Ma quante cazzo di battute avrà Rapone? Rapone sta lì 3 ore, boom, 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 come un martello, sempre con la sua voce bassa. A un certo punto diventa anche sequestro di persona, secondo me. Spettacoli di alcuni comici che duravano veramente 3 ore. Scusa l'arezza. Gli piaceva, volevano andare avanti così. E veramente a un certo punto dice: vabbè, ma cioè, scavalli il momento del divertimento, entri in una dimensione diversa in cui mai rotto è sofferenza. Il cazzo. Ecco, no, tornando sulla questione della censura, del filtro che ci si autoimpone. Allora, in questo periodo ci stiamo frantumando le scatole sulla questione non questione del politicamente corretto, che sinceramente ci ha stufato. Cosa che tu hai, come dire, oltrepassato già anni fa, perché tu da anni fai questo mestiere e già da tempo tu fai, non so, battute sugli stupri contro i partigiani. Quindi, insomma, tu te ne sei battuto, come dire, il belino possiamo dirlo, di questa cosa. Quindi dacci un antidoto a questa cosa, spiegaci come hai fatto e come è possibile. Detta ti così. Dico sì e no, nel senso, cioè, che io in realtà, io sembrerà strano, io sono un fan del politicamente corretto, perché penso che nella quotidianità, nella vita normale, serva. Poi una volta che capisci come funzionano i meccanismi del politicamente corretto, lo si può infrangere almeno apparentemente. Cioè, il classico detto, no, se per un altro luogo comune, ora vi dico, che per infrangere le regole bisogna conoscerle. E io quello che faccio è, cioè il motivo per cui riesco a fare almeno finora queste cose sul palco, è perché si crea un contesto, che è il contesto comico, e io in questo contesto comunque mi presento. Io parto lo spettacolo in cui dico che ho picchiato un neonato, così subito. Così, sì, esatto. Tanto per sbaragliare un po'. Esatto. Quindi, cioè, si capisce che quello che faccio io sul palco non sono io che dico le mie opinioni, ma certo. è un personaggio, diciamo, estremo, un disadattato, per cui quello che dice non va preso sul serio. È un'iperbole, e spesso voglio dire il contrario. Cioè, il sottotesto è: pensa se uno veramente dicesse queste cose qui nella vita reale, sarebbe anche perché ridicolo. La battuta che quella che hai fatto sui partigiani, che sono stati dei degni avversari, chiaramente ribalta quelli che sono i canoni e gli stereotipi che noi abbiamo in mente su chi parla di solito dei partigiani, e strappa sicuramente un sorriso. Però ti sarà successo che tu a un certo punto hai trovato uno fuori dalla serata che non l'ha presa bene, è stronzo. Ma guarda, su queste cose in realtà molto poco, perché comunque io penso che chi viene, specialmente chi viene a vedere, chi lo vede magari per caso su YouTube o in televisione, una cosa del genere, che magari non se l'aspetta, non sa chi sono, si può indignare perché pensa che io lo pensi veramente quella cosa lì. In uno spettacolo generalmente chi viene più o meno si aspetta un certo tipo di comicità e capisce comunque il meccanismo, cioè il meccanismo è fare delle cose, insomma, un po' insolite, un po' che... Cioè, dire delle cose che non si possono dire, ma è tutto inserito in un contesto per cui generalmente
da quel punto di vista non, cioè, negli spettacoli è difficile che qualcuno si indigni, anche se cioè, è più capitare. Sul web che ti accade sta roba, che ti scriveranno, ti faranno dei commenti sui social. Sì, o sui social, ma anche in cioè, se vai in televisione ancora peggio, certo, appunto, lì, il pubblico è molto vasto. Se, forse un altro contesto in cui è rischioso sono le cene di Natale o con i parenti, dove non so, anche. Ti chiedo, il personaggio non si è mangiato anche un po' la persona? Cioè, scusa, quanto... la domanda uno sarebbe ti hanno mai chiesto recitaci qualcosa a Natale? Cioè, questa no, secondo è la cosa me a lui no sempre. A lui no, secondo me, e lui parte sanno... con la battuta sul bambino menato. Esatto, che era bambino Gesù ad esempio, no, però il punto è questo: quando il personaggio si mangia la persona, tu fuori dal contesto del palco ti freni certe volte, perché dici no, questa cosa qua raga dovevo dirla sul palco, se la dico fuori mi ammazzano perché non capiscono l'ironia. Sì, se sono con amici no, perché mi conoscono. Effettivamente se sono in altre circostanze a volte cerco di capire se lo posso fare, e a volte oso anche, quindi cioè, se vedo che la persona cioè, ci può stare, ci provo. E no, il problema sai qual è? Quando arriva qualcuno che ti, cioè mi è capitato qualche tempo fa, arrivava qualcuno, fa oh grande, i partigiani degni avversari, così. Però sembravano questi ragazzi che mi hanno detto questa cosa, un po' di destra. Eccola lì. Quindi, scusa, quando... per caso erano molto muscolosi, giusto per confermare lo stereotipo, con dei tatuaggi? No, no, erano in realtà erano ben vestiti, però capito, cioè con la Polo, con certo, con determinate queste... marche, esatto, sì. Il simbolo dell'Italia. Senti, a proposito di gente che non capisce le battute, allora ti faccio questa domanda: Pio Amedeo, dove li spediresti? Tra una miniera di diamanti in Africa, un oleodotto in Siberia, oppure nella striscia di Gaza adesso, cioè in questo istante? Beh, guarda, secondo me adesso potrebbe essere utile per la striscia di Gaza, per raccontare, però ovviamente, come ne faccio nel mio pezzo, per raccontare le difficoltà, cioè le facciamo capitare a loro, così la gente capisce quali sono i problemi adesso che hanno, per esempio, gli fai fare gli inviati. Esatto. Tra l'altro attenzione, attenzione a Stefano, perché Stefano potrebbe avere come datore di lavoro, se non ce l'ha già, lo stesso datore di lavoro di Pio Amedeo, quindi deve stare attento anche lui. Ma certo, no? Sì sì, esatto. Dire, è giusto, devi tenerti, come dire, aperte tante strade di mercato, no? Sì sì, però alla fine vabbè, anche ci può stare, cioè, alla fine lì basta, cioè è capitato anche che avessi già lo stesso datore di lavoro eppure te ne sei battuto. Senti, un'altra domanda che ci è venuta da Instagram, e te la leggo per come ci è arrivata. Che ricordi hai della tua esperienza di stagista di Casa Pound? Ah, questa è un'altra, non era Casa Pound, ecco, volevo non cos'è? Era questa cosa, era Alba Dorata. Ah, scusa, hai fatto l'Erasmus. Esatto. No, questa è una cosa che ha detto Lundini a Fedez nella trasmissione Muschio Selvaggio. E lì per lì Fedez si stava anche credendo che avessi fatto. Mi ferite l'idea che comunque c'è il concetto che a Casa Pound c'è lo stagista, cioè nel senso, c'è chi è che dà i crediti. Esatto, perché poi lo stagista prevede il fatto che gli altri vengano pagati, e lo stagista no. E quindi esatto. Uno pensa, caspita, ma quelli di Casa Pound vengono pagati, ma sai che quasi niente, mi iscrivo. Niente, ti iscrivi, infatti. Sì, sì. Poi che fai, porti caffè, che fai? Cioè, che porti l'olio di ricino. L'olio di ricino, esatto. Cioè, che fai? L'olio è servito per l'insalata, in realtà. Esatto. Mangiano solo insalata, ma per questo che hanno i muscoli, perché sono molto attenti forma, all'alimentazione. Perché bisogna partire dall'alimentazione. Esatto, è la prima base. Non conta la palestra, conta come mangi. Senti, Stefano, prima parlavamo del rapporto col pubblico. Su YouTube ci sono un bel po' di video di, diciamo, improvvisazione tua con un pubblico, possiamo dirlo, di merda. Cioè, tipo, ce n'è uno con una prima fila super irrequieti, che ti danno qualche spunto, ma in realtà fanno solo casino. Un'altra volta ti trovi di fronte a un gruppo di fascisti. Cioè, a un certo punto, però pure lui fa la battuta così sui partigiani degni avversari. No, poi no, attenzione, Stefano fa. No, io sono rimasto sconvolto da quel video. Se non lo ricordo male, si vede proprio. Stefano fa vedere la foto di Mussolini. Sì. E a un certo punto, dalla folla spontanea, una signora dice: quando c'era lui. Quando c'era lui. Io, cioè, dico: no, ma. Vabbè, era più una gag. Cioè, una gag che faccio io su Mussolini, là, e fanno l'applauso perché è bella la battuta. Poi io gli ho fatto. No, ma scusa, io non ricordo una donna in fuoricampo che dice: insomma, quando c'era lui. No, lo dice onestamente, e tu rimani spiazzato. No, o me la sono sognato. Ma aveva capito male quello che avevo detto. Io avevo detto forse è il duce, e lei aveva capito: che bel duce. Esatto. Però la domanda che mi faccio a questo punto è: ti ci metti tu in quelle situazioni o è un agente di merda? Perché a questo punto volevo capire dove era il problema. Guarda, il fatto è che spesso, specialmente agli inizi, ma anche adesso, insomma, cioè, ti capita di fare dei posti
che è la prima volta o che fanno stand up e quindi non sanno ancora, cioè il pubblico non sa cosa c'è, quindi magari vanno là, c'è uno spettacolo comico e ci vanno. O in altre circostanze sono quelle cose tipo gratuite all'aperto d'estate, quindi capita spesso che trovi quei cartelloni in cui mettono di tutto dentro. Da alla Jerry sagra della Salamella, esatto, arriva Stefano, esatto, Rapone. Udite, udite. Sì, noi, io, voi avete avuto Luca Ravenna, noi siamo stati l'anno scorso in tour insieme a lui e Daniele Tinti, abbiamo fatto una pizzeria dove là c'era veramente un casino, cioè le pizze sono arrivate tre ore dopo, quindi cioè, noi siamo esibiti mentre questi servivano le pizze, no, cioè delle situazioni, quindi a volte capitano queste situazioni, però è anche bello perché comunque se ti metti all'angolo poi devi fare il triplo dello sforzo per, certo, uscirne, per me è bruttissimo perché comunque poi io fa lo spettacolo, non sono dovuto a fare una cosa in più, però alla fine vengono comunque questi imprevisti creano anche delle situazioni memorabili, come appunto in quel caso, quello lì era a Bologna dove c'era la prima fila irrequieta, c'è stata una telefonata in diretta, sì, esatto, con una persona, sì. E poi è bello perché poi alla fine comunque anche se ti danno fastidio poi in qualche modo si convincono che tu non sei un deficiente che sta lì, ma sei uno che comunque ci sa fare, certo, lo sa fare. E poi alla fine ci siamo anche fatti le foto insieme, mi ricordo, pensa quindi... i selfie. Facciamo in tempo a sentire un WhatsApp che ci è arrivato dal nostro pubblico. Beh, adesso che il gioco sia bello quando dura poco, secondo me lo dice chi non si sta divertendo al gioco. Vabbè, è breve, sintetico, breve, ma è proprio la rogna che viene fuori quando viene detta questa frase. Ma scusa, volevo chiedere una cosa a Stefano, ma quante confessioni fai in realtà tra le righe quando fai battute? Cioè quanto di quello che pensi quanto veramente c'è? Quanto fai come Arlecchino che si confessò con una burla? Esatto. Oddio, qualche volta capita, spesso dico il contrario, cioè quando dico le cose bestiali, le cose più bestiali è perché io voglio un po' sfidare quello che penso io, cioè io faccio una battuta per dire a favore del femminicidio, per dire, perché magari mi sto a scervellare, come faccio a fare una cosa, certo, fatta per parlare bene, insomma, cioè contro il femminicidio, diciamo. Certo. E quindi la cosa mi diventa talmente nella mia testa retorica che in qualche modo la devo sgonfiare. E quindi faccio le cose al contrario, in modo tale che comunque sto dicendo che quella cosa è sbagliata in un certo senso, però divento io il veicolo del male, diciamo, cioè non sono quello che ti dice questo è sbagliato, incarno direttamente. E poi la ci cosa sarà sbagliata. Sempre qualcuno che dice, vedi, lui alimenta i femminicidi, esatto, perché non capisce che tutto, esatto, il giro della battuta. Stefano, scusa, finisci. No, sì, no, su alcune volte invece no, cerco di dire le cose più dritte, tipo nel caso che ci davate prima di Pio Amedeo, quello è forse un po' più dritto, e in alcuni casi esco un po' dal personaggio e dico delle cose... Più tue, che più, pensi? Sì. Senti Stefano, ti tocca questa domanda, cioè farai la seconda edizione di LOL? Magari, mi chiamassero... Non ti hanno ancora chiamato? Allora, la facciamo... fa solo in voce, vero? Esatto. Sarà solo una voce. È un podcast, tra l'altro. Sì. Un podcast. Esatto. No, sì, che lui interviene solo in back con la sua voce. Ah, ok, fuori campo. Sì, come la Jalappa, cioè, sì, la voce fuori campo di LOL. Non è male. Anche meglio, anche così non devo neanche nascondere le risate, queste cose qua. È vero. E se tu facessi LOL, con chi vorresti partecipare? Fai tre nomi, due o tre nomi, insomma. Ma ti dico Pippo Franco. No, ti prego. Che fico. Madonna, cosa è uscito? Eroe, Stefano. Eroe, poi? Ti prego Martufello, perché è troppo conforme a Pippo Franco. Dobbiamo sparigliare. Pippo Franco è fatto. Pippo Franco. Non so, Maccio Capatonda, non lo so, sparo, Pio Amedeo. Molto bene. Fantastico. Vale per uno, Pio Amedeo. Vale, sì, certo, uno. Sì. Ma neuronalmente proprio, no, sì. Beh, lo dico io, lo dico io. Lo dici tu. Certo. Quindi vale per uno. Il terzo? Rocco Tanica. Ottimo. Uno buono. Va bene, allora, nella speranza di vedere la seconda stagione di LOL con questo parterre de roi, come si dice, ti ringraziamo Stefano per essere stato qui con noi a Off Topic e niente, in bocca al lupo e speriamo di vederti sui palchi presto. Ci vediamo presto a Roma a mangiare una carbonara, che palchi, dai. Che bello. Ciao Stefano. Lupo e ciao. Ciao Stefano. Allora ragazzi, mi è venuta in mente una cosa in chiusura, che chi è che interrompe sempre il gioco? Beppe Salmetti in questo istante. No, gli adulti. Ah, è colpa vero degli adulti. Non ci vogliono. Cioè loro hanno paura che poi diventiamo noi adulti e li spodestiamo. Ma noi, cari amici, cari ascoltatori, cari followers, resteremo bambini. Sempre bambini. Sempre.
Vai, io la chiude... cose di... Io no, no, io, no, io no, la chiuderei così. No, comunque venditi no. un po' di padelle, venditi no, un po' di padelle. Vi ricordo che siamo su Instagram Off Topic 24, siamo anche su Telegram, abbiamo un canale, così seguite tutte le nostre pubblicazioni, i nostri podcast, i nostri brutto. Facciamo un podcast giornaliero. Sai che facciamo un podcast giornaliero? No, non lo sapevo. Di 4 minuti ma in cui commentiamo la notizia del Come giorno. Come si chiama? Si chiama Brutto, virgola, un podcast bello. Ma che bello. È molto utile perché dove lo troviamo? Su tutte le piattaforme podcast, Spotify, Apple, oddio, sì, podcast, iTunes, sì. Apple Podcast, sì, Google esatto. Tutto, ovunque. E ricordatevi che con una paperella di gomma non si è mai soli. Ma perché?